Buonasera, buonasera a tutti. Sono qua con il collega Paolo D'Ancona, Istituto Superiore della Sanità, che ringrazio per accompagnarmi nel corso di questo incontro quotidiano. Partiamo dal dato dei guariti. Oggi registriamo 527 guariti in più per un totale di 1.966 guariti in più. Abbiamo anche 2.795 nuovi casi, attualmente il totale dei positivi è 17.750, di questi 7.680 sono in isolamento domiciliare, 1.518 in terapia intensiva, quindi il dato è sempre il 10%, e il numero dei decessi è di 175 persone. Ovviamente vi daremo la distribuzione nel dettaglio come tutti i giorni, e poi oggi non vorrei darvi i dati usuali che riguardano le forze in campo, l'attività che abbiamo fatto, vorrei dare una indicazione di queste. Ci sono 4 polemiche in meno di 24 ore. Permettetemi di dire che il Dipartimento della Protezione Civile, io stesso, lavora H24 dall'inizio dell'emergenza e stiamo andando a cercare, come fanno gli altri paesi, mascherine, respiratori, materiale per l'assistenza e la cura dei nostri ammalati. Ci troviamo di fronte a una grave pandemia e le misure che sono state richieste ai nostri connazionali sono delle misure importanti. Quindi mi dispiace che ci siano queste polemiche che sono del tutto destituite di fondamento, e quindi mi auguro che anche da parte delle restanti istituzioni, da parte degli altri operatori, gestori dell'emergenza, ci possa essere una coesione. Lavoriamo, lavoriamo tutti insieme senza polemiche. Permettetemi di dirlo dal più profondo del cuore, da parte di chi in 20 anni ha lavorato per migliorare la capacità di risposta del nostro Paese. Questa è un'emergenza importante, importantissima, mai vista, e la dobbiamo fronteggiare col massimo livello di coesione. Do la parola a voi per eventuali domande, e ovviamente per domande di carattere epidemiologico ringrazio il dottor D'Ancona di essere qui con noi. Dobbiamo accendere il microfono. Buongiorno, Giuliano Bormioli, Agenzia Nova. Dovrei fare due domande. La prima: oggi c'è il caso di un operatore sanitario del 118 di Bergamo, di 47 anni. Da quanto risulta, sembrerebbe che non fosse affetto da patologie pregresse e, fra l'altro, che ancora non sia confermata effettivamente la positività al coronavirus. L'altra domanda è: a parte questo caso, volevo sapere se dall'esame delle cartelle cliniche che sta svolgendo l'Istituto Superiore di Sanità è emerso un terzo caso di decesso di una persona non affetta da patologia pregresse. Grazie. Allora, per quanto riguarda le comorbidità, noi ci stiamo informando. Al momento attuale ne abbiamo solo una, quindi non abbiamo altri casi che ci risultano. Tuttavia ancora dobbiamo prendere informazioni su uno di questi decessi. Questi non vengono dall'analisi delle cartelle cliniche, ma vengono da comunicazioni dirette con le regioni. Quindi è diverso. Quello delle cartelle cliniche è un lavoro che avverrà in profondità tra un po'. Per quanto riguarda l'altra domanda, operatori sanitari. Il problema degli operatori sanitari è comune, c'è un grande numero di operatori sanitari che si sono contagiati. Vi dicevo, dobbiamo approfondire se in questi casi l'esposizione è avvenuta professionalmente oppure al di fuori dell'ambiente di lavoro. Non ho dati specifici per ogni persona, quindi non conosco il dato di questa persona. Grazie.
se abbiamo fatto bene anche le percentuali, risulterebbe che l'aumento, pur ovviamente nella sua drammaticità, l'aumento del numero di morti oggi sarebbe il minore mai registrato nell'ultimo, da quando è cominciata la crisi, il 13%, e che in Lombardia sarebbe dell'8,5%. È brutto ovviamente ridurre questi drammi a numeri, però si può intravedere, si era già forse intravisto anche nei giorni scorsi, un'inversione leggera di tendenza. Questo vi dà un minimo di ottimismo? Allora, per quanto riguarda la letalità, quindi casi con esito infausto, bisogna dire che queste non sono le persone che si sono ammalate oggi, sono le persone che si sono ammalate diversi giorni fa, una settimana, due settimane fa, quindi noi vediamo in fondo un esito. Il fatto stesso che noi accumuliamo anche esperienza nel trattarle e anche in un ambito di organizzazione sanitaria probabilmente potrebbe essere un'ottima notizia, cioè ovvero sia che riusciamo a fornire un'adeguata assistenza alle persone, nonché ovviamente con le misure che sono state introdotte nel tempo a ridurre l'esposizione anche delle categorie più fragili, quindi anziani che ormai si vedono per la strada persone con la mascherina, per esempio molti di questi sono anziani, quindi evidentemente il messaggio è stato recepito. Buonasera, visti i dati, sono troppo bassa. Visti i dati della provincia di Bergamo, in base anche al tasso di mortalità generale normale della provincia di Bergamo, è possibile ritornare al punto del terzo focolaio? È possibile che questo è il terzo focolaio di cui si parlava qualche giorno fa? Ma focolaio, tutto sommato, è difficile considerare il focolaio come una origine. In questo caso dire focolaio epidemico è un'area dove c'è una concentrazione di casi particolari. Quindi il perché sia avvenuto a Bergamo potrebbe essere un fatto temporale, nel senso che magari i primi casi erano realmente là qualche giorno prima, quindi la crescita è avvenuta un po' prima delle altre aree, oppure potrebbe essere che ci sono dei problemi di trasmissione in cui per esempio c'è effettivamente un maggior numero di persone che contribuiscono a disseminare. Però ancora una volta, come si diceva, le importanti misure che il governo ha inserito hanno un effetto non immediato ma a distanza di giorni, di due settimane. Quindi ancora queste due settimane non sono passate e dobbiamo vedere quindi l'impatto reale. Lorenzo Attianese dell'ANSA. È cambiato qualcosa rispetto ai giorni scorsi nel numero di contagi, nella percentuale di contagi degli under 40 o comunque delle persone anche sotto i 50 anni? Se c'è un dato significativo che ne mostra una variazione di contagi, quindi quant'è ad oggi la percentuale e quanti sono i decessi anche alla luce dell'ultimo decesso del 47enne complessivamente sotto i 50? Allora, per quanto riguarda i decessi sotto i 50, come abbiamo detto, a parte che si riferiscono principalmente tra i 50 e i 40 anni, 38 se non vado errato per la precisione, quindi stiamo parlando sempre di un adulto, quindi ancora niente ragazzi, niente bambini, che è una ottima notizia. E non è una questione di quanti sono stati infettati, qua stiamo parlando di persone con comorbidità. Quindi bisognerebbe fare un'analisi approfondita e aspettiamo le cartelle per questo, per capire quando hanno cominciato i sintomi, quando sono state ricoverate, che tipo di patologie, che tipo di decorso e anche la causa di morte. Quindi non vedo una differenza pensando che adesso quella fascia sia più colpita, che ci siano più contagi. Io vedo che il numero totale dei casi con esito infausto è cresciuto, quindi aumentano proporzionalmente anche la fascia intorno ai 50 anni, subito sotto i 50 anni. La percentuale dei contagiati resta la stessa? Io non... Quella fascia di età? Non ho un dato preciso in questo momento, però ripeto, anche se noi lo vedessimo oggi,
I casi che poi invece vediamo di esito infausto sono quelli di una settimana o di due settimane fa, perché c'è il periodo proprio della malattia. Quindi dovremmo rivedere quello tra qualche giorno come cambia la distribuzione dei casi in base alle misure di contenimento che sono state intraprese, cioè quelle fondamentalmente del distanziamento sociale. Buonasera, Giorgia Sodaro di Annecronos. Io volevo chiedere sulla questione delle mascherine se i dati, diciamo, che voi avete, se diciamo il fabbisogno, quale sarebbe il fabbisogno e quante sono quelle che voi riuscite a recuperare, cioè quante ne mancano sostanzialmente? Questa è la prima domanda. Poi volevo chiedere, oggi il governatore del Molise ha detto che lui attuerà questo provvedimento a livello regionale, cioè di far fare l'autoisolamento obbligatorio a chi rientra dalle cosiddette zone rosse. Cioè, visto che non si riescono a fermare tutte queste persone che continuano ad andare al sud, è una misura che si può uniformare alle altre regioni, come avete fatto insomma in altri casi? Allora io partirei dal dato delle mascherine. Il fabbisogno è un fabbisogno su base mensile di circa 90 milioni complessivamente di mascherine. Noi abbiamo effettuato contrattualizzato mascherine per oltre 55 milioni di mascherine. Al momento, al 14 marzo, ce ne abbiamo consegnate più di 5 milioni di mascherine e abbiamo anche registrato, quindi non sono computate nel numero delle commesse effettuate, mascherine, 20 milioni di mascherine che avevamo contrattualizzato e che poi per vari motivi non sono arrivate. Sostanzialmente quello che si sta verificando in tutto il mondo è una chiusura delle frontiere all'esportazione. L'India, la Romania, la Russia, mercati nei quali i nostri fornitori avevano recuperato mascherine e soprattutto DPI, mascherine FFP2 e FFP3, hanno chiuso, così come ha fatto la Francia, le frontiere per l'esportazione. Quindi il lavoro che stiamo facendo noi, ma che stanno facendo anche le regioni, è un lavoro faticoso. Si lavora fino a notte tarda e poi il giorno dopo magari non si ricevono conferme rispetto a ordini che sono stati emessi. È un problema non soltanto italiano, nazionale, ma è un problema internazionale. E su questo anche i colleghi delle regioni stanno avendo grosse difficoltà. Mentre invece la seconda domanda qual era? Quella del Molise? Del Molise ha detto che imporrà l'autoisolamento obbligatorio per chi rientra dal nord, dalle zone rosse in Molise. Se è una misura che si può estendere anche alle altre regioni, considerando che le persone continuano a spostarsi dalla Lombardia per rientrare. Ci sono delle misure che sono state dettate anche recentissimamente dal governo e misure che sono ancora pienamente valide. La possibilità da parte dei governatori di adottare misure restrittive ulteriori c'è. Quello che io credo che sia importante è sempre quello di confidare nel comportamento dei singoli. Quindi questo è quello che auspico, poi rimane ferma la possibilità per i singoli governatori di adottare ulteriori misure più restrittive. Se oggi avete trasferito pazienti in terapia intensiva dalla Lombardia in altre regioni, quanti? 4. Abbiamo trasferito attraverso il meccanismo della CROSS 4 pazienti. Daniele Petraroli, TG2. Avrei due domande sui decessi. La prima è se il numero così alto complessivo, non parlo di oggi, dipenda anche dal fatto che molte persone, perché molto anziane, non sono state proprio intubate, messe in terapia intensiva, quindi questo potrebbe spiegare forse, non lo so, il dato più alto rispetto ad altri paesi.
L'altra è una cosa che avete detto nei giorni scorsi e che non mi è chiarissima, sulla distinzione tra morti con coronavirus e da coronavirus, nel senso, mi spiego meglio, a parte i casi di malati veramente terminali, come si fa a dire che la causa di morte non è la polmonite da coronavirus? È come se lo scorso anno un malato magari immunodepresso che prende un'influenza che si sviluppa in polmonite non è morto poi per la polmonite. L'ultimissima, oltre a queste due sui decessi, se avete dei dati sulle terapie intensive magari in crescita, quanti posti sono ancora in Lombardia, siete un dato del genere, grazie. Allora, il collega... Sì, per sì. Quanto riguarda la percentuale, l'alta percentuale di la letalità, l'alta letalità negli anziani, per me è un fatto diverso, non è tanto un fatto di assistenza sanitaria, se lo è lo potrebbe essere forse marginalmente, ma il problema principale è probabilmente che c'è una quota di persone che invece non vengono considerati casi perché magari hanno una sintomatologia molto leggera, quindi non hanno accesso al tampone e non vengono in qualche modo conteggiati. E questo infatti si deve riflettere in un invito alla popolazione che sviluppa una sintomatologia, anche una febbre, stare a casa, quindi non uscire neanche per fare la spesa, essere sicuri che consultare il proprio medico per essere sicuri che comunque si tratti di una febbre che passa dopo un giorno piuttosto che l'inizio di qualche cosa di correlato al coronavirus. Per quanto riguarda la seconda domanda, ovvero sia la con o per, esatto, è molto difficile dire la reale causa, cioè nel senso che l'infezione da coronavirus c'è, non è innegabile, però è chiaro che le condizioni iniziali della persona molto spesso, per questo noi insistiamo sulle comorbidità, sono delle condizioni difficili da gestire. In un termine a metà tra il tecnico e quello che possiamo utilizzare, sono persone che non sono bene compensate, hanno delle situazioni cliniche che ovviamente una malattia, una polmonite come questa può facilmente, chiaramente, mettere in difficoltà e portarle sino a un esito fatale. Io quindi non direi che la situazione è particolarmente diversa da quelle degli altri paesi, almeno in termini di gravità della malattia, anche perché il nostro vero unico riferimento è la Cina, ma il modo con cui loro contavano, comunque hanno agito, è molto diverso dal nostro. Quello che noi dovremmo vedere è quello che succederà negli altri paesi. Rimane ancora da definire appunto se noi consideriamo il fatto che ci sia noi in questo momento stiamo cercando il coronavirus in tutti i casi, anche per una gestione migliore del paziente, e la riportiamo. Noi non sappiamo cosa fanno in altri paesi, in altre situazioni. Quindi in questo momento noi possiamo dire i nostri dati sono questi, noi non crediamo che sia un problema di assistenza sanitaria, è secondo noi un problema di circolazione del virus che forse è un po' più alto di quello che noi riusciamo a verificare, specialmente nelle regioni dove c'è un'alta circolazione. Per quanto riguarda la decisione del governatore del Molise, diciamo che il Molise è una delle regioni che ha pochi casi, quindi cercare di contenere l'ingresso di nuove persone è corretto, ma soprattutto, ripeto, dobbiamo convincere le persone che i sintomi, anche leggeri, possono essere indicativi in una prima fase di un'infezione da coronavirus, quindi non escano, non abbiano contatti e si comportino come gli viene detto, seguono le regole, soprattutto consultando il proprio medico. Sul numero dei posti di terapia intensiva in Lombardia non ho qui con me la domanda, quindi le faccio avere tramite il nostro Piero il dato aggiornato ad oggi. Buonasera, Matteo Guidelli dell'ANSA, e una domanda per il commissario Borrelli. Mi ricollego alla risposta che ha dato prima sulle mascherine, le difficoltà che state incontrando sul mercato internazionale con la chiusura delle frontiere e dell'esportazione, cosa che abbiamo fatto tra l'altro anche noi. State ragionando anche con il commissario Arcuri di riconvertire delle linee produttive di fabbriche in Italia, per esempio?
Grazie. È proprio questo il compito del commissario Arcuri, che è arrivato per razionalizzare e individuare strutture che possono essere riconvertite, trovare la possibilità di avere la produzione nazionale. Purtroppo noi non abbiamo una produzione nazionale di mascherine e di DPI, forse perché il mercato le aggiudicate sempre a di basso margine per l'operatore economico, e quindi adesso ne paghiamo le conseguenze. Su questo dobbiamo lavorare e ci lavoreremo. Bene. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.